Salve a tutti ragazzi, eccoci qui oggi con un nuovo video. Ragazzi, lo so, avevo promesso che giocavamo con la Cimitero che c'era uscita, però sono uscite tante altre cose come l'apertura del baule magico e tanto altro, quindi farò anche più, cioè caricherò più di un video nei stessi giorni per portarvi tutti i contenuti che sto facendo ultimamente su Clash Royale. Ho fatto anche un video su Pokémon Go che dovrò mettere, quindi tanta tanta roba. Allora ragazzi, come vedete sto a 3713 coppe, quindi esige fare questo video. Perché il nostro record, come sapete, è di 3717 coppe. Quindi ragazzi, dobbiamo vincere una soltanto, cioè scusatemi, una sola partita, soltanto una partita. Apriamoci un po' queste casse. Ok. Ok, buone. Ragazzi, il nostro deck è sempre lo stesso. Potrei potenziare, ma sto aspettando sempre i vostri commenti. Voglio fare qualche sondaggio in più per poi potenziare il nostro deck. Quindi anche in questo video ve lo chiedo: cosa preferite che potenzio? Barbari, Gigante o Zap? Fatemi sapere voi. Allora, ragazzi, velocemente giochiamo questa partita. Buona fortuna anche a te. Allora ragazzi, mossa un po' azzardata, però potrebbe aiutarci. Infatti prendiamo un bel po' di danni, però mi sembra abbastanza equa la cosa. Ok. Probabilmente dico, possiamo aver fatto più danni noi, però non lo so. Sì, ne abbiamo fatti di più noi. E li abbiamo fatti anche su tutte e due le torri. Quindi ragazzi, ottimo, ottimo per noi. Devo assolutamente, assolutamente distrarla. No, non ce l'ho fatta, ragazzi, non ce l'ho fatta. Per pochissimo. Ok, abbiamo fatto qualche altro piccolo danno alla torre. Questi cavoli di messaggi, ragazzi, lasciateli stare. Allora. Quindi, ragazzi, la nostra tattica è abbastanza buona. Il barile senza la zap non lo posso contrastare. E mi ha costretto a cambiare un po' focus. Io, sinceramente, farei quel così. Metterei questi e mi preparerei per la scarica. Ok, ci è andata abbastanza bene. Ok, lui bene, focussa il mago, ottimo. Prendiamo dei danni importanti sicuramente. Non stiamo usando i barbari perché non ne abbiamo l'occasione. Però dobbiamo fare più danni possibili. Allora, così è un'ottima mossa per noi. Il mago io lo lascerei completamente stare. Farei una zap così. Metterei un gigante royale con gli sgherri dietro. E lancerei anche un minatore. Ok. Una zap. Una palla di fuoco qui che ci sta tutta, ragazzi, e stiamo in vantaggio noi. Ok, gigante più principessa, probabilmente più una scarica, non lo so, possiamo portarci la partita a casa. Allora, minatore che se fa i suoi sporchi danni, palla di fuoco proprio messa male. Ragazzi, devo per forza fare così, devo per forza lanciare un minatore lì. Non lo so, mago.
Ragazzi, due di vita. Due di vita. Sì, sì. Mamma mia, ragazzi, era rimasto due di vita. Due di vita, non ci credo. Mamma mia, ragazzi, record. Il nostro record personale, ragazzi, eccolo. Sì, 3742 coppe, ragazzi. Il nostro record. Facciamo subito un'altra partita. Facciamo subito un'altra partita, ragazzi. Ok, io non so se è perché abbiamo migliorato un po' il nostro deck o perché ci sta andando un po' più, come si dice, un po' meglio. Le partite stanno andando un po' meglio, sapete, quello, il rating, cose del genere. Non so, comunque le sto vincendo. Questa sarà, non so, la terza, quarta, quinta di seguito che vinco. Quindi tanta roba, ragazzi, tanta roba. Lui piange, non so per quale motivo assurdo stai piangendo, che hai un deck che già conosco e so quanto è antipatico. Ok. Ma ragazzi, per noi si mette veramente, veramente male. Allora, la torre l'abbiamo persa senza proprio pensarci. La principessa ci ha salvato in quel caso. Noi possiamo solo provare a fare così e non ci riusciamo. Ragazzi, tosta. Questa qui la perdiamo sicuramente, perché la scintilla già non la riesco a bloccare normalmente. In più ha il gigante, l'orda di scheletri, quindi molto complicata la situazione. Metto i barbari con la speranza che lui non mette la scintilla, perché se dovesse mettere la scintilla sono cavoli amari. Se lui capisce che mettendo la scintilla ci fa tanto male, tanti danni, siamo fregati. Allora, un barbaro cattivissimo è arrivato fino a sotto la loro torre, fino a sotto la sua torre. Io non posso perdere tempo, perché se lo lascio giocare, ragazzi, lui mi gioca la scintilla e ho letteralmente perso. Ok, infatti l'ha già giocata. Ha giocato anche il gigante, dove a me dà molto fastidio. Non posso fare altro che giocare questi. Ok, mi sono difeso egregiamente, ragazzi. Adesso ho pochissimi secondi, quindi devo assolutamente sperare che quel minatore faccia il suo lavoro, e lo ha fatto egregiamente. Stiamo recuperando la partita veramente in una maniera pazzesca, ragazzi. Devo distruggere un po' di truppe importanti. Ok, lui sicuramente mi vuole devastare con la scintilla, e ci sta. Avrei fatto la stessa identica cosa. Infatti ci ha abbastanza devastato. Tanti danni, però ce la stiamo cavando bene anche noi. Quindi, ragazzi, una zap qui molto buona. Orda di scheletrini un po' buttata da parte sua. Probabilmente con questi barbari avremo un po' di vantaggio. Ci serve un mago del ghiaccio per rallentarlo. Un'altra principessa, perché ci dà un supporto da dietro davvero eccezionale, ragazzi. Niente, ragazzi, la partita è finita, non me ne ero reso conto. Però stavamo vincendo, quindi un deck che veramente ci dà fastidio stavamo recuperando. Quindi, ragazzi, ultima partita per oggi, e vediamo se riusciamo ulteriormente a superare il nostro record. Ok, abbiamo preso un cinese, sicuramente sarà cattivissimo. Allora, io provo con questa combo iniziale, che se per caso ci va bene facciamo parecchi danni, se no
come è successo, lo prendiamo a quel posto. Quindi prenderemo tanti tanti danni. Lui ha anche le carte molto molto grosse. Allora, gigante livello 11, goblin livello 11, spiriti del fuoco livello 12, e mi ha messo, mi sembra, il... no, non ricordo, il mago forse, sì. Non ho visto di che livello, quindi... tanta roba, ragazzi. Questo sarà difficile da buttare giù. Infatti ci ha levato un sacco di vita. Ah, moschettieri livello 9. Perfetto. Allora, palla di fuoco. E dobbiamo provare con il minatore qui. Ok. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, ma abbiamo sprecato tanta tanta roba, tante risorse, abbiamo fatto un po' di danni, ma niente di serio. Lui gioca la principessa, che ci dà molto molto fastidio. La riesco a buttare giù in questo modo e abbiamo fatto qualche danno. Purtroppo il suo mago si devasterà, infatti sì, perfetto. Il mago è anche di livello 3, ragazzi, quindi capitemi, ragazzi, è tutto un altro livello in confronto a me. E non so, probabilmente se gioco una principessa qui mi riesco a difendere un poco in più. Devo provare con questo gigante royale anch'io, perché sennò so che non ce la farò mai. L'avversario ha lasciato lo scontro, quindi ne approfittiamo veramente da bastardi, perché ragazzi, vincere qui per me sarebbe ottimo. Quindi devo buttarmi a capretto e prendermi queste tre corone, ragazzi. Ok, ragazzi, sicuramente il ragazzo ha perso la connessione. Mi dispiace, e sicuramente avrebbe vinto lui, perché stavamo recuperando, stavamo giocando bene, ma non credo che avremmo vinto, perché aveva le carte veramente molto forti. Noi ce l'abbiamo fatta, un po' di fortuna, un po' di bravura, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Nuovo record per noi, 3772 coppe. Come al solito io ve lo dico, ragazzi, noi puntiamo alle 4000 e noi prima della fine di questa season ci arriveremo insieme e ce la faremo. Quindi ragazzi, mi raccomando, continuate a supportarmi, commentatemi quale carta volete che io porto su, commentatemi se il video vi piace, non vi piace, qualsiasi cosa. Mi raccomando, ragazzi, commentate, lasciate qualche like e noi ci vediamo con il prossimo video. Bella, raga.